Ciao a tutte ragazze! Allora, oggi sono qui per girare un nuovo video tag in collaborazione come sempre con la mia adorata Giovanna e questo è un video tag intitolato I 7 peccati di bellezza e consiste proprio nel rispondere a delle domande associate ad ogni peccato capitale. Iniziamo subito. Allora, prima domanda, leggo lì che ho lo schermo del PC con le domande scritte. Scusatemi per il mio stato pietoso, ma è davvero tardi, è mezzanotte passata e ho deciso ora di girare questo video tag arrangiandomi un po' con delle luci, spero si veda bene e scusatemi anche se parlo un po' a bassa voce, ma è un po' tardi. Quindi iniziamo subito con la prima domanda che riguarda l'avarizia. Qual è il cosmetico più economico che possiedi? Allora, il cosmetico più economico che ho è sono sicuramente i prodotti Essence che ho acquistato in sconto a 99 centesimi. Cioè, penso che a meno di 99 centesimi non ho acquistato nulla, quindi sì, sono i prodotti Essence in saldo. Poi, qual è invece quello più costoso? Allora, sicuramente il cosmetico più costoso che ho è il fondotinta di Chanel, il Tint Fluid Universel, comunque il fondotinta universale, questo qui, che mi è stato regalato, non ho assolutamente acquistato io, e vi faccio vedere la boccettina, questa qui, che io utilizzo raramente proprio perché non voglio finirlo e mi è stato regalato, altrimenti non lo acquistavo. Questo si aggira intorno ai 40 euro più o meno e quindi questo è il cosmetico più costoso che ho. Poi, seconda domanda, ira. Con quale prodotto hai un rapporto di odio-amore? Allora, io ho un rapporto di odio-amore in assoluto con i prodotti in polvere libera, che siano pigmenti, ombretti in polvere, cipria in polvere, con tutto ciò che è in polvere libera, io ho davvero un rapporto di odio-amore, più odio che amore, perché sinceramente sono molto pasticciona, vado sempre di fretta, quindi con queste cose non vado molto d'accordo, quindi sicuramente i prodotti in polvere, ma anche i gloss. Io non uso tantissimo i gloss perché non mi piace molto la sensazione appiccicaticcia sulle labbra, prediligo molto di più i rossetti, anche perché i gloss con un po' di vento, avendo i capelli lunghi, mi finiscono sempre i capelli sul gloss e quindi questa cosa la detesto, quindi con questi due prodotti ho un rapporto di odio-amore. Poi, quale prodotto è stato il più difficile da reperire? Allora, in assoluto il prodotto che è stato più difficile da reperire è stata questa Long Lasting di Essence, questa qui, la numero 07 Easy Going, che è questo verde acqua, che purtroppo non è più in commercio sugli stand Essence perché è stata messa in saldo a 99 centesimi e siccome era in saldo mi è stata difficilissima da reperire, ho girato tutte le Queen, tutte le Upim, tutte le OBS per trovarla e dopo svariati tentativi finalmente è stata mia e la utilizzo davvero con parsimonia perché amo questo colore e non ho trovato ancora un valido sostituto a questa matita. Volevo provare la Cool Breeze, quella lì, la Casual Pencil, ma purtroppo hanno tolto dal commercio anche quella. Volevo anche quella matita per provarla, ma non l'ho trovata e mi dispiace tantissimo, quindi questa qui è stata in assoluto il prodotto più difficile da reperire. Poi, gola. Quali sono i tuoi prodotti più golosi? Allora, se intendiamo prodotti più golosi, nel senso che hanno un buon odore, io ho scelto in assoluto questa terra della Sun Club della Essence, io ho questa qui per brune, questa qui con appunto i vari colori, e questo secondo me è un prodotto molto goloso, perché ha un odore di cocco fantastico, io amo il cocco, amo l'odore del cocco e quindi questo per me non può che essere un prodotto golosissimo. E poi un altro prodotto golosissimo sono i rossettini di Elf della linea base da 1,70 euro, che hanno un favoloso profumo di frutti di bosco che io amo, amo, amo. Amo questi rossetti per il loro odore, per la loro consistenza, mi piacciono tantissimo e quindi questo è golosissimo per il suo profumo di frutti di bosco. Poi, Acidia, quale prodotto trascuri per pigrizia? Allora, in assoluto i prodotti che trascuro per pigrizia sono il piegaciglia e le ciglia finte. Allora, il piegaciglia prima di tutto perché dimentico proprio di utilizzarlo spesso,
Poi ho anche un po' paura di utilizzarlo, non lo utilizzo spessissimo, e poi anche perché mi scoccia stare lì a piegare le ciglia, una passata di mascara e via. Solo in alcune occasioni speciali, un po' particolari, diciamo che utilizzo il piegaciglia. Le ciglia finte invece non le ho mai applicate, non ho mai provato ad applicarle, e anche per pigrizia, perché ci vuole molta attenzione, ci vuole molta precisione, cose che io non ho tantissimo perché, come vi ho detto, vado sempre di fretta, sono un tipo molto frettoloso, e quindi queste cose molto precise non fanno proprio al caso mio, quindi sono questi i prodotti che trascuro. Poi, Superbia, quale prodotto ti dà più fiducia? Allora, i due prodotti che mi danno più fiducia sono due prodotti di Kiko. Il primo è l'iBase, il primer di Kiko, che conoscerete in tantissime, nei miei video non so quante volte ve l'ho mostrato questo primer, ma questo è un prodotto che mi dà tantissima fiducia, perché ogni volta che devo andare ad una festa oppure ad un'occasione più importante, ad un'occasione particolare, e voglio che l'ombretto rimanga intatto, che mi duri a lungo senza fare pieghe, mi affido a questo primer, perché è in assoluto il miglior primer che ho provato fino ad ora. Io ho provato quello di Elf, quello di Essence, quello di Kiko, ma in assoluto questo di Kiko è il mio preferito, perché mi fa durare l'ombretto davvero per tantissimo tempo senza crearmi pieghette, riesce a trattenere anche la lucidità della palpebra, quindi questo qui è il mio primer di fiducia. Poi un altro prodotto che mi dà molta fiducia è questo top coat di Kiko, il False Lashes Concentrate, il volume top coat mascara, questo qui viola. Io lo amo tantissimo, quando voglio un bel effetto alle ciglia utilizzo questo qui e non mi tradisce mai, lo amo davvero tanto questo top coat. Quindi questi due prodotti di Kiko sono in assoluto i prodotti mi danno più fiducia. Poi, sesta domanda, lussuria, che caratteristiche trovi accattivanti nell'altro sesso? Allora, vabbè, questa domanda, come tantissime altre ragazze avranno risposto, non c'entra tantissimo, perché non è per niente inerente al make-up, a niente, ma non so, l'avranno messo a casaccio, l'avranno tradotta male, o non sapevano cosa mettere alla lussuria. Comunque, caratteristiche che trovo accattivanti nell'altro sesso sono lo sguardo, la barba, mi piace tantissimo l'uomo con un po' di barba, e poi il profumo maschile, adoro proprio i profumi maschili, mi piacciono tantissimo. Poi, settima domanda, invidia, che prodotti vorresti ricevere come regalo? Allora, il regalo dei miei sogni sarebbe una bella crema, un bel fondotinta mattificante, ma proprio al massimo, cioè la mia pelle è così oleosa, così grassa, che secondo me nessun prodotto è in grado di mattificarla, quindi mi piacerebbe tantissimo ricevere una crema, un fondotinta totalmente mattificante. Questo sarebbe davvero una bella scoperta per me, davvero. E niente ragazze, queste sono le mie risposte alle 7 domande al tag 7 peccati di bellezza. Vi consiglio di dare un'occhiata al video di Giovanna, vi lascio come sempre nell'info box il link del suo video e del suo canale, e mando un bacione enorme, gigantesco a Giovanna. Mando un bacione a tutti voi, grazie mille a tutte le vecchie e alle nuove iscritte, davvero non so come ringraziarvi, siete davvero favolose, io vi adoro, e niente, al prossimo video, ciao ragazze!